Il Paradiso, anticipazioni al 5 maggio, Ezio smaschera bugie di Veronica, Gemma sta male. Cosa succederà nel corso delle nuove puntate del Paradiso delle Signore 7 in programma dall'1 al 5 maggio in prima visione assoluta su Rai 1? Le anticipazioni della soap opera rivelano che Ezio si ritroverà a mettere alle strette la sua compagna Veronica. Dopo aver scoperto tutta la verità sulle bugie che la donna ha messo in piedi nel corso dell'ultimo periodo, legate anche alle vicende di Gloria. Occhi puntati anche su Gemma, la ragazza attirerà i sospetti e dubbi da parte delle sue colleghe di lavoro, dopo un improvviso malore. Nel dettaglio, le anticipazioni del Paradiso delle Signore nella settimana dal 1 al 5 maggio 2023. Rivelano che per Ezio e Veronica arriverà il momento di un faccia a faccia che non passerà inosservato. L'uomo, infatti, si renderà conto che ci sono diversi punti oscuri nella loro relazione. A partire dalle bugie che la donna gli ha raccontato nel corso dell'ultimo periodo. Sì, perché Ezio scoprirà che la sua compagna ha sempre saputo tutto in merito alla relazione clandestina che c'era tra lui e Gloria. Veronica sapeva del tradimento ma ha preferito tacere. Un duro colpo per Ezio che, solo nel finale di questa settima stagione della soap, riuscirà a smascherare le bugie della sua donna, mettendola alla berlina. Le anticipazioni delle prossime puntate del Paradiso delle Signore 7 in programma fino al 5 maggio 2023 rivelano che a quel punto Ezio si renderà conto che è stato proprio per volere di Veronica. Se Gloria ha scelto di abbandonare la città e andare via definitivamente da Milano, la donna è stata ricattata da Veronica e, adesso che la verità verrà prepotentemente a galla, ecco che Ezio si renderà conto di non poter fingere ulteriormente. Nel finale di questa settima stagione della soap, l'uomo uscirà allo scoperto e confesserà quelli che sono i suoi veri sentimenti nei confronti della mamma di sua figlia Stefania. Tra Ezio e Veronica finirà tutto? L'uomo deciderà di tornare con la sua ex Gloria? Lo scopriremo nel corso dell'ottava stagione. Spazio anche alle vicende di Gemma, le anticipazioni del Paradiso delle Signore fino al 5 maggio 2023. Rivelano che la ragazza attirerà i sospetti delle sue colleghe, quando di punto in bianco si ritroverà a essere vittima di un malore improvviso. Una grande paura per la ragazza che, a quel punto, si renderà conto di non poter fingere ulteriormente sul motivo di questo suo svenimento improvviso. Dopo aver mantenuto il segreto e il riservo per diverse settimane, Gemma svelerà anche alle sue amiche venere di essere in dolce attesa del suo primo figlio. Spazio anche alle vicende di Vittorio che, in questi nuovi episodi della soap, deciderà di puntare sulla prima collezione di abiti maschili a marchio Paradiso delle Signore. Per risollevare le sorti del negozio e affrontare l'arrivo della nuova concorrenza rappresentata dalla Galleria Moda di Umberto e Tancredi.